volesse una sentenza, ma perché volesse risolvere un problema. Soltanto per questo motivo io ho inteso rivolgermi all'avvocato, ritenendolo l'unica figura che in un immediato riscontro al mio problema potesse darmi delle risposte. Ecco che allora l'avvocato, come chiunque di noi, ha a disposizione dal 2010 ad oggi non soltanto il tribunale per risolvere una controversia, che, torno a ripetere, deve esprimersi sulla base del diritto e quindi emetterà una sentenza. Questa sentenza dirà chi ha torto o chi ha ragione, e questa sentenza arriverà in tempi che potrebbero non coincidere con i miei bisogni. Possiamo parlare di un 3 anni in primo grado, 2 anni e mezzo in secondo grado, e altri, se va bene, e forse altri, una sentenza definitiva se appellata nei vari gradi di giudizio anche dopo 8 anni, oppure provare a vedere se l'ascolto dei bisogni in mediazione, fatto davanti a un mediatore, che la norma lo dice, dura al massimo 30 giorni da quando deposito la mia domanda di mediazione presso un organismo abilitato al Ministero, quindi non stiamo andando in luoghi informali, non stiamo andando in luoghi nei quali si cerca di trovare bonariamente un accordo, stiamo andando in luoghi abilitati e riconosciuti dal Ministero, ovvero gli organismi di mediazione, dove mediatori formati sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo delle tecniche di comunicazione e negoziazione, che sotto il profilo delle tecniche di ascolto, danno spazio alle nostre problematiche e ci aiutano a risolverle, facendo con noi un percorso che è quello che tecnicamente definiamo il percorso di confronto fra le varie soluzioni che potrebbero emergere e le pan e le man di ciascuno di noi, cioè le peggiori e le migliori alternative che ciascuno di noi seduto intorno al tavolo negoziale può avere laddove non dovesse sottoscrivere uno dei vari possibili accordi che sono potenzialmente emersi su quel tavolo negoziale. Ma pensate, nella misura in cui un autore non è pagato da una casa editrice, ad esempio, se agisce nel pieno diritto, in forza di un contratto blindato e fatto addirittura molto bene, procedendo immediatamente con decreto ingiuntivo o con atto di citazione. Il diritto probabilmente coincide esattamente con lo strumento e con il suo bisogno. Voglio portare a casa i miei soldi, ti faccio causa, ho un contratto blindato, la causa io la vinco e il cliente lo perde. Se accetto di uscire dal mercato, posso anche utilizzare strumenti che guardino soltanto al diritto ma non guardino ai bisogni. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, la crisi, sicuramente può portare le aziende ad avere delle temporanee difficoltà magari o temporanee crisi di liquidità, per cui certi parametri contrattuali magari sottoscritti in momenti dove l'economia era più generosa possono non essere, come dire, puntualmente rispettati. Perché non ci incontriamo davanti a un soggetto terzo, a un mediatore, intorno a un tavolo di mediazione per vedere qual è il motivo per il quale non mi stai pagando? Perché magari un tuo fornitore non ti sta pagando. E forse io potrei avere un equo indennizzo al ritardo di pagamento che sto subendo, magari con un nuovo incarico. Anziché aggredirci violentemente sotto il profilo giudiziale, che rimane un diritto, arrivare ad avere fra 8 anni, magari anche fra 2, fra 3, fra 4, fra 5, una sentenza non appellata e quindi che possa in qualche modo dirmi che era vero, avevo ragione di chiedere che mi venisse riconosciuto quel credito e pagato, e perdere il lavoro. Perché questo è il mercato. Che sia giusto o che non sia giusto, che sia morale o che non sia morale, dobbiamo decidere quando abbiamo un problema, quando riteniamo di essere nel cuore di una controversia, se far decidere a un soggetto terzo, cioè a un giudice, l'esito della mia controversia o se deciderla noi. Allora io credo
che, con tutto il rispetto che merita la magistratura e con tutto il rispetto che merita il lavoro che ha un grande onore che fanno i magistrati, e che purtroppo per il carico di lavoro dei tribunali ha anche dei tempi che non sempre rispondono alle esigenze delle persone che vi si rivolgono, io credo che sia quantomeno più civile che una controversia la risolva decidendo io insieme all'altra parte che con me è protagonista di questa controversia, magari aiutato da un terzo imparziale, anziché lasciare che questa decisione sia demandata a un giudice, il quale metterà una sentenza nel diritto che probabilmente, o quantomeno possibilmente, tra n anni potrebbe non coincidere né con il mio bisogno né col bisogno della mia controparte. E siccome la mediazione è uno strumento normato che, laddove le parti non dovessero partecipare, dovessero partecipare assumendo un comportamento restio alla concreta valutazione di un accordo, un'adeguata verbalizzazione delle fasi di mediazione può lasciare degli effetti nel giudizio molto negativi per chi si è sottratto alla mediazione in via diretta o in via strumentale. Ritengo che accedere alla mediazione, sia quando è obbligatoria che quando, come in questi casi, sarebbe semplicemente volontaria, sia comunque un investimento, perché in primis mi consente di avere la possibilità di risolvere in 3 mesi la mia controversia, e già questo è un grande strumento. In secondo luogo, se ho già deciso di andare in causa, io dico avvio la causa e avvio anche la mediazione, cioè non è che le due cose sono alternative. Quindi, se ho già deciso di andare in causa e il mio avvocato mi dice andiamo in causa, e io sono quasi convinto che sia giusto andare in causa, avvio la causa e avvio anche la mediazione. Il Tribunale di Milano oggi, più o meno, fissa le udienze fra 13-14 mesi. Io posso anche andare in causa, ottenere la fissazione dell'udienza, avviare la mediazione. Se la mediazione va a buon fine, rinuncio al procedimento giudiziale. Certo, ho buttato via i soldi per averla avviata anzitempo, però intanto, voglio dire, sto parlando di chi è straconvinto di andare in causa. In ogni caso non ha motivo di non provare la mediazione. Per farvi un esempio, per controversie comprese fra i 10 e i 25 mila euro, la mediazione potrebbe essere gratuita grazie a un sistema di crediti d'imposta ai fini IRPEF per i privati, ai fini IRAP per le aziende, che vanno completamente a compensare il costo che pago all'organismo. Quindi non esiste veramente un motivo per cui non valga la pena tentare di risolvere una controversia in via stragiudiziale in un contesto che, nonostante la norma dica il contrario, è tutt'altro che informale. Perché viene verbalizzato un accordo o un mancato accordo, viene verbalizzata l'adesione o la mancata adesione di un'eventuale controparte, e questo lascia eventualmente degli effetti favorevoli nel giudizio a chi avesse promosso la mediazione e l'avesse fatto nei confronti di una persona che è stata resistente a questa iniziativa. È una questione culturale, è una questione di interesse, di bisogno,